visto il tuo video mentre che lavoro e tutto quanto, e ho avuto modo di vedere, dato che io, come ho già chiarito più e più volte, non me ne può fregare meno di niente di guardare persone che giocano su Twitch o da qualunque altra parte e pagarle. Ho potuto vedere queste famose Twitchers che sarebbero mezze nude. Se quello è essere mezze nude, mi sa che il tizio che ha scritto questo articolo era chiuso dentro a qualche monastero tibetano, ma uno di quelli sperduti, perché a me quello che ho visto io a me fa ridere al massimo, perché vedo una tizia acchittata in maniera buffa che gioca, ma non che viene, non acchittata in maniera seducente o che provocante o con le tette di fuori. A me quello che ho visto fa ridere, non perché io sia questo viver o questo playboy o tutto quanto, è che semplicemente di pelo sullo stomaco ce n'ho parecchio. Mi rendo conto che uno non può scadere nella pornografia su determinati canali e tutto quanto, ma quello che ho visto io fa ridere, cioè quello non è nemmeno il livello 1 della seduzione, è lo 0,4. Cioè, questo ci ha fatto anche un articolo su un po' di pelle esposta. Vabbè, cioè, no comment, guarda. Cioè, se quelli sono momenti hot, mi fa pensare che queste persone in una spiaggia a Rimini, a Riccione, in qualche locale dove si balla, a Ibiza, ad Amsterdam, cioè sta gente non fa un cazzo nella vita, non vive nemmeno, non esce nemmeno, cioè basta abitare in un luogo dove le temperature non calano sotto zero per vedere le ragazze che girano un po' scollate. Sarà che io abito in un posto di mare, ma a me queste cose fanno ride. Cioè, per me una scollatura, per essere esagerata, deve arrivare all'ombelico, là ti dico che è esagerata. Non so proprio obiettivamente che cosa pensare di queste persone e di quelli che trovano eccitanti queste tizie vestite in maniera buffa. Riguardo le pornostar e tutto quanto, sì, noi ovviamente vivevamo un altro periodo, io andavo anche un pochettino prima, essendo un po' più vecchio, ritorno pure ai tempi di Cicciolina e Moana. Diciamo che adesso, col fatto comunque che la tecnologia permette a un semplice telefonino di riprendere un atto sessuale, non c'è più bisogno di una cinepresa e tutto quanto, il sesso è molto più veicolato. Non diciamo nulla di nuovo, quindi non c'è più la strafigona, c'è la vicina, c'è la compagna di banco, c'è quella, e quindi questo crea l'eccitazione, il fatto comunque che non c'è più la strafigona irraggiungibile e tutto quanto. La pornostar è la tua vicina, la pornostar è la tua compagna di banco, quindi è un qualcosa che essendo diventate più reali come persone, perché sono persone comuni, questa è la nuova forma di eccitazione, e la capisco anche io, ci sto, io lo capisco. Ma se è diventata una cosa così comune e così tangibile, così alla portata di mano di, tra virgolette, praticamente tutti, perché cazzo stiamo ancora a sti livello di articoli? Perché ancora ci stanno sti mentecatti che devono fare quella si spoglia qua, io ho quasi visto le tette. Porca troia, basta che prendi il tuo telefono di merda, clicchi sulla barra di Google, boops, ed esce un mondo di tette. Cioè, basta che digiti troie e poi metti il paese dove abiti, o il paese più grande dove abiti, ed esce fuori un mondo. Ma ancora a rompere i coglioni su ste cose stiamo? Cioè, io ogni volta è un continuo rimanere basito e triste, tanto triste.
parte che io non guardo streamer perché non capisco perché dovrei usare il mio tempo per guardare un altro giocare quando posso giocare io. C'ho 500 giochi su Steam, c'ho altri giochi sulla Play, non vedo perché devo, il mio tempo libero lo dovrei usare guardando altri giocare. Cioè, per me è ancora più stupido che guardare un porno. Cioè, comunque vabbè, so gusti, ognuno se gestisce la vita come vuole. Il allora, messo questo, allora, a me non piace che le streamer o comunque le influencer, tutte queste persone qui di sesso femminile, si acconcino in maniera discinta, non per un fatto di bigotteria o quant'altro. Non mi piace perché mi dà fastidio che venga usato come sempre il sesso per ricavare un'attenzione, un guadagno, perché fondamentalmente lo fai perché vuoi essere visualizzata, vuoi avere il tuo guadagno. A me dà fastidio che tu dici mi spoglio, tanto questi so dei disperati che mi guardano. E a me dà fastidio che si fa questa figura di sfigati che devono stare a guardare una tizia nel XXI secolo, in cui la pornografia, il sesso è talmente sbandierato che quasi non ci si dovrebbe fare più caso. Eppure viene ancora usato come veicolo di pubblicità, di aggregazione, di richiamo. Poi purtroppo vai a trovi questo articolo e dici no, fate bene, perché se ci sono deficienti che fanno questi argomenti, allora voi fate bene a spogliarvi o a mettervi poco vestite, perché ci sono appunto questi idioti. Sì, quella è una cosa che capisco bene, l'ho fatto anch'io, io mi sono visto tutto Final Fantasy 8 a casa di un amico mio, ci divertiamo, però è una cosa diversa, stare accanto a una persona, suggerirgli le cose, dire oh ma guarda che quel pezzo non l'hai visto bene, ma perché non provi a fare questo, o magari lo devi passare al controller, giochi un attimo tu, vedete, è diverso dal stare a guardare uno schermo, fruire passivamente, in maniera totalmente passiva, un tizio perfettamente sconosciuto dall'altra parte del globo che sta là a giocare. E a volte a sto tizio sconosciuto dall'altra parte del globo gli dai pure dei soldi. Per me questa è follia allo stato puro. Quindi, cioè, lo so che parte da questa cosa, cioè dall'andare a casa degli amici a giocare, a vedere, o a volte a vederli giocare, però questa è oltre. Questi non sono tuoi amici, lo streamer coreano che non è tuo amico, lui sta lì unicamente perché ci ricava dei soldi, se no non lo faceva, non gliene poteva fregare di meno di farlo. Come la streamer che si mette mezza nuda per farsi vedere da perfetti sconosciuti, unicamente perché ci guadagna dei soldi, per carità esiste l'esibizionismo, ma... sti cavoli, sono più i fastidi di tutti sta orda dei bavosi arrapati che il guadagno di un vero esibizionismo. Che ha fatto pure la fotografa, la DJ e tutto quanto, ma uno fondamentalmente fa il cazzo che gli pare, cioè non viviamo una vita di settori. Io ho cambiato, non lo so, penso 20 lavori, ho fatto praticamente di tutto, mi manca alla stregua di Fantozzi di fare il parafulmine aziendale, ma io ho fatto di tutto e di più, mi hanno buttato dappertutto dicendo Daniele ci serve questo lavoro, vai a fare questo, non l'ho mai fatto, impara, cioè nuota o annega proprio. Quindi queste persone che hanno detto a me di fare la cameriera, a me di fare la stagista, a me di fare la scaffalista, la sciampista, l'anima che mi rifiata, non mi va di farlo, non mi va di lavorare sotto padrone, faccio un'altra tipologia di lavoro, ok, questo tipologia di lavoro non mi va più, faccio un'altra cosa che
dato che ho un consistente gruppo di fan che mi seguiranno qualunque cosa io faccio, ci guadagnerò lo stesso, magari evitando situazioni che adesso non mi piacciono più, ma fondamentalmente faccio quello che mi pare, e questo le persone non riescono a capirlo. Cioè, tu fai la pornodiva, devi fare per sempre la pornodiva, perché ormai hai quello stigma sociale addosso. Ma di che cosa? Ma è il 21esimo secolo! E ripeto, le cose che si fanno adesso rispetto alle cose che si facevano nella Roma imperiale è acqua e zucchero, veramente. Acqua e zucchero.